Buonasera a tutti e benvenuti a oggi al Republic Program, il progetto di formazione promosso dalla Fondazione Arte Moderna e Contemporanea CRT in collaborazione con le OGR. Questa sera ripartono gli appuntamenti del progetto GRU, giunto alla sua seconda edizione e nuovamente curato dalla professoressa Barbara Casavecchia in collaborazione con Sergei Cansedal. E la nuova classe è stata recentemente selezionata, sono nuovamente 15 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni perché questa era la richiesta del bando, ragazzi che provengono dai percorsi di studi più diversi, dai licei alla facoltà di economia, alla facoltà di filosofia, alla scuola Holden, arrivano da diversi percorsi e che hanno appena iniziato la settimana scorsa, hanno appena intrapreso un percorso che porteranno avanti nel corso durante tutto l'anno. E l'ospite di questa sera è il primo visiting professor che incontrano, oltre a Diego Marcon, con il quale hanno avviato il percorso la scorsa settimana e che vedranno per tutto l'anno. Con Francesco hanno fatto un workshop oggi pomeriggio, i cui risultati vedremo in parte questa sera, ma non anticipo altro, perché lascerei parlare la curatrice Barbara. E ringrazio Francesco, ringrazio innanzitutto tutti i ragazzi della nuova edizione per aver scelto di partecipare al programma, spero che sarà una bella esperienza tanto quanto lo è stata quella dello scorso anno e grazie a Francesco per aver accettato il nostro invito, grazie a Barbara, grazie a Sergei e grazie a voi per essere qui. Buonasera, grazie. Noi non vediamo assolutamente niente, perché c'è tantissima luce. Come annunciava Ilaria Menolascina, che ringrazio, questa è la prima puntata di OGRU, seconda edizione, La Vendetta, con Francesco Fonassi. Quest'anno il titolo, ovvero il tema che cerchiamo di seguire è Move It, e in questa logica ci stanno molte cose, ci stanno le immagini, ci stanno gli spazi, ma ci stanno anche i suoni, ed è la ragione per la quale a nostro avviso era importante iniziare con Francesco. Quindi a te chiederei velocemente di raccontare in che cosa dire sì. Srotola la tua pratica e che ruolo ha il suono in quello che fai. Ciao a tutti, grazie mille intanto a Barbara per l'invito e a tutta l'organizzazione enorme. Il mio lavoro in realtà si muove sì dalle arti visive al live media, performance art, alla musica sperimentale, se si può chiamare così. E recentemente in realtà il mio lavoro si è mosso molto di più sul versante musicale che mai prima. E in realtà sì, diciamo che il focus, l'attenzione diciamo da sempre riguarda sì la percezione acustica e insomma le sue ripercussioni su diciamo sugli individui, sulle collettività, sui contesti, sia a livello psicologico che a livello diciamo fenomenologico. Preoccuparmi di questo, diciamo, mi sono sempre mosso molto, soprattutto anche al di fuori, diciamo, dagli spazi dell'arte contemporanea. Prediligo, insomma, ho sempre preferito anche lavorare in contesti estranei, quindi contesti pubblici, contesti naturali, contesti privati. E, giusto per dare una cerchia o insomma un piccolo recinto di pratiche o di soggetti. E visto che poi oggi abbiamo discusso anche con i ragazzi e gli ho raccontato un pochino quello di cui mi interesso, tanti progetti su cui ho lavorato hanno a che fare con diciamo
la trasmissione radiofonica o comunque insomma più legata anche alla narrazione, al verbo, alla cultura orale, al quello che si dice displacement anche, quindi diciamo sconnettere in qualche modo, cercare di sconnettere e lavorare in spazi adiacenti ma divisi, per in qualche modo indagare, sondare il rapporto tra sorgente sonora e diciamo apparato ricevente o insomma orecchio di chi ascolta. La voce umana anche è una, diciamo è materia su cui ho lavorato molto. Vabbè, adesso non è che voglio proprio star qua a raccontarvela tutta. Però magari potresti anche raccontarci quello che sta succedendo a Brescia da qualche tempo con Spettro. Sì, poi in realtà faccio parte di un gruppo di lavoro in realtà negli ultimi anni a Brescia, da quando sono tornato a vivere là, con vari musicisti e diciamo con un network di persone, di cui qualcuno è anche qua, che negli anni insomma si sono unite per in qualche modo portare a Brescia e insomma stringere diciamo un network di musicisti, sound artist, ricercatori che si interessano diciamo alla materia sonica come media prediletto per fondamentalmente per costruire delle piccole forme di, adesso prendetela con le pinze, però sì, di resistenza, di coesione, di collettività diciamo indipendenti e libere. E c'era questa villa diciamo a Brescia dove abbiamo vissuto per un po' di anni e quindi avevamo un basement dove organizzavamo tanti eventi. Adesso invece da poco, da gennaio, abbiamo inaugurato questo nuovo spazio che si chiama Spettro, che insomma ha già accolto una decina di concerti e situazioni performative in questi primi mesi, adesso insomma è solo all'inizio e quindi mi occupo con queste persone di curare, è uno spazio molto indipendente su tutti i punti di vista, cioè autogestito, autofinanziato, autoprodotto, immaginato, autoimmaginato. E quindi sì, in realtà tutto quello che ho fatto negli anni in realtà mi ha portato pian piano a riallacciarmi in qualche modo alla questione della musica e a quello che la musica poi può in fondo rappresentare per una collettività di persone, però insomma con una consapevolezza che insomma interessante, affilata, affinata negli anni anche grazie a progetti e a persone con cui ho collaborato nel tempo, anche provenienti dall'arte contemporanea, dalle arti visive, eccetera. Prima dicevi una cosa che sarebbe bello approfondire, ovvero che ci sono molti modi con i quali la sound art viene messa in scena o viene inclusa all'interno di spazi espositivi anche i più canonici e i più istituzionali, e che tuttavia è una misura a volte, come dire, che costeggia l'intrattenimento o un certo tipo di interattività che è molto funzionale. Parlavamo di interattività, no? Infatti, sì. E, dal tuo punto di vista, come è più interessante invece misurarsi con quella dimensione? Ma l'interattività in realtà è molto pericolosa, insomma, è fuorviante secondo me, soprattutto in un momento in cui diciamo le arti sonore, la sound art o qualsivoglia modo di intendere qualcosa che suona in uno spazio, appunto negli ultimi anni si sta diffondendo molto come pratica, il che è un bene da una parte, almeno per quanto mi riguarda, dall'altro è sicuramente interessante capire quali sono i limiti un po', o i fraintendimenti più che altro, e l'interattività ad esempio è una delle cose che mi vengono prima in mente, perché vabbè, la cosa che mi interessa nell'interattività o quando si attiva una sorta di rapporto interattivo tra macchine, spazi, dispositivi e persone è quando va a rasentare o diventa addirittura, no, intrattenimento, gioco, no, azione-reazione, causa-effetto.
quello che mi interessa a me, che mi è sempre interessato in questo senso, è inserire o comunque lavorare su una forma di latenza, cioè di distanza tra, no, l'agito e la restituzione, insomma la conseguenza, l'effetto dell'azione stessa. E vabbè, questa è una delle cose che può interessarmi, proprio perché in qualche modo siamo noi che diventiamo in qualche modo totalmente responsabili della nostra azione senza però poter verificarla immediatamente, no? Quindi da una certa parte come dire, l'effetto è anche dilatato nell'arco del tempo, a livello anche di spazio soprattutto, no? Cioè, quindi se si lavora, che ne so, in due spazi divisi, lontani, vicini, sì, non importa, ma dove in questo senso si crea una specie di tensione tra un luogo e un altro, per me diventa più interessante e svela qualcosa di più delle potenzialità, insomma, che possono. Qui stanno scorrendo anche in modo un po' random alcune immagini. A proposito di quello che hai appena finito di dire, magari se ti va di raccontarci, per esempio, come era strutturato territoriale che hai realizzato al Maxi, proprio sulla logica della separazione, interruzione, ma al tempo stesso interazione tra diversi contesti. Sì, allora vabbè, territoriale era un progetto, diciamo, in corso, che era stato prototipato prima, sviluppato poi e finalmente prodotto nella sua fase ultima per ora al Maxi. E, di base è un intervento architettonico più che sonoro, prima che sonoro, quindi esiste esisteva questa volontà di in qualche modo dividere questo spazio enorme di circa 1200 metri quadri di una delle gallerie principali del Maxi, e quindi l'abbiamo, diciamo, tagliato in due nettamente con una parete chiusa, insomma, vera. E quindi, ecco, appunto, prima di tutto diventa un gesto architettonico di separazione, di divisione, di cesura dello spazio. Ed è un sistema, diciamo, osmotico e in qualche modo è quasi un fenomeno elettromagnetico che ho cercato di ricreare con questo team di ricerca che si chiama Tempo Reale di Firenze, che in realtà era il gruppo di ricerca di Luciano Berio, che forse conoscete, compositore italiano importante. E io non l'ho conosciuto, però, purtroppo. E comunque, insomma, con questo team di ricerca che ha lavorato su tutto l'apparato di informatica musicale, diciamo di software tecnico e quant'altro, abbiamo costruito questo sistema speculare, diciamo, da una parte e dall'altra dello stesso spazio che è stato diviso, dovevamo due sistemi audio speculari di 4 canali più 2 subwoofer per parte, ed è un sistema appunto incrociato in cui la prossimità e la densità di persone rispetto a questa parete, che è quella in fondo che vedete, viene tradotta e in qualche modo enunciata, trasferita dall'altra parte del muro e viceversa. Quindi chi si muove in uno spazio non ha un'idea precisa di quello che succede dall'altra parte, anzi proprio non lo sente, e viceversa. Il sistema comincia a funzionare quando in realtà esistono ci sono due o più persone da una parte all'altra dello spazio, e quindi in qualche modo si crea una specie di frattura, però anche di tensione. Sì, cioè, diciamo che i materiali sonori, diciamo, che esistono in tutti e due i luoghi si eccitano e si vanno a modulare reciprocamente. Quindi abbiamo, che ne so, la situazione 1-1 in cui, che ne so, io e lei siamo, come dire, al centro del muro, vicinissimi, in cui questo materiale sonoro viene modulato e filtrato su frequenze molto alte, quindi diventa in qualche modo quasi insostenibile da reggere a livello, no, per l'orecchio. E fino a quando abbiamo 10 persone, 20 persone da una parte, 10-20 persone dall'altra, dove l'intermodulazione diventa roboante sulle basse frequenze e diventa una specie di sorta di quasi un terremoto, diciamo.
Vabbè, questo se è chiaro, sì. E quindi sì, è una specie di modo di riprodurre una sorta di fenomeno elettromagnetico quasi, in cui la nostra presenza viene percepita altrove, non importa dove, e in qualche modo dialoghiamo passivamente e attivamente con altri corpi dall'altra parte e creiamo questa tensione che, se percepita in modo adatto, diventa molto intensa, diventa molto, sì, diventa fisica, mentale, psichica, insomma. Sì, è una domanda super naif, ma anche diretta. Cioè, che strumenti usi quando costruisci una situazione o un environment sonoro? O qual è la giusta definizione dello spazio che vai a creare? Vabbè, dipende tanto da progetti, da modi, eccetera, però varia tantissimo. Appunto, questo progetto che vi ho raccontato era di base informatico, su altri progetti, su altre modalità, in realtà utilizzo molti strumenti, ho utilizzato molti strumenti. Recentemente sto lavorando più con apparecchi analogici, ma giusto perché mi ha interessato andare in quella direzione, però non ho un limite preciso. In realtà ho lavorato anche con le immagini, poi, ecco, insomma, film, video, comunque. La voce? Immagini. La voce non è proprio, cioè, è uno strumento, ma diciamo non fa parte dell'apparato tecnico, però la voce è sempre stata molto importante. Negli ultimi anni ho collaborato molto con una cantante italo-svizzera, con cui in realtà nella prossima settimana lavorerò ancora per un nuovo progetto. E, che si chiama? Letizia Fiorenza Sauter, che, vabbè, è interessante la sua storia perché è una ricercatrice che si muove tra la musica popolare, folk del sud Italia e la musica contemporanea di fatto. Quindi opera su questa traduzione costante tra i due ambiti e con suo marito anche, che è un chitarrista classico, quindi lavorano molto su questo tipo di traduzione, e su tanti progetti con lei ho lavorato anche in quel senso lì, anche riflettendo su quello che era la sua pratica, in realtà è molto interessante. Lo chiedo anche perché la conferenza di questa sera, ora la scritta è scomparsa, si chiama La festa del grido, e quindi anche prima ci chiedevamo il perché di questo titolo e volevo chiederti di riraccontarlo, se ti va. L'autore, però. Faccio una gaffa adesso. È una citazione da un autore che è una citazione che ho dimenticato di fatto. Comunque no, in realtà era questa descrizione di un autore sudamericano che descriveva in realtà la festa del grido messicano, la festa del grito, quindi Que Viva México, che è la celebrazione della rivoluzione messicana, e lui la descriveva tutta questa scena in cui, no, in tutte le piazze, un giorno dell'anno preciso, in tutte le piazze del Messico, la gente si raduna in tutte le piazze del Messico e grida per lo spazio di un'ora. Quindi scambiava un po' i termini e parlava di questo grido che si estendeva nello spazio di un'ora, non nel tempo di un'ora, e mi aveva molto colpito questa immagine. In realtà era totalmente decontestualizzata da quello che era il significato reale socioculturale della festa del grito messicano, quindi lui non citava assolutamente nessun dato storico o relativo a quello, e basta. Quindi feci un workshop in Trentino Alto Adige con una serie di ragazzi su questa idea di come dire, estendere la voce in questo spazio, che poi era una durata, che poi era una specie di no? Esorcismo, liberazione o pratica terapeutica, insomma, no? E quindi in questo caso in realtà oggi ho pensato di riproporre una sorta di seconda versione molto diversa. Solo un paio di urla sono partite oggi, non erano però uno particolarmente efficace non erano come richieste grido. Però sì, questo, ecco. Quello di cui volevo chiederti qualcosa in più, anche per introdurre quello che tra un po' succederà qui, è di raccontarci perché il lavoro di Max Neuhaus è stato importante per te e perché è stata anche la radice del lavoro che poi si è svolto oggi e si svolgerà stasera.
si dice, a livello biografico, diciamo, è stato molto importante in realtà come, per me come verifica di una serie di cose che avevo pensato negli anni. In realtà non l'ho scoperto in tempi non sospetti rispetto a quando ho iniziato io a lavorare. No, in tempi non sospetti si dice quando lo scopri prima. Dopo. In tempi sospetti. In tempi quindi sospettissimi. E quindi in realtà scoprire il suo lavoro è, sì, sapete quando insomma conosci un autore che tipo ha già pensato tutto molto meglio di te, tutto insomma in succede modo perfetto, spesso, succede sì. Spesso, però lui è stato uno abbastanza di questi. Ma tu l'hai conosciuto? No. Lui è morto nel 2009, ma forse addirittura non l'avevo ancora conosciuto il suo lavoro nel 2009, perché ho letto, penso, che è morto in Italia, in realtà. Sì, sì, perché aveva una galleria a Napoli, lui aveva una vita qua, insomma. No, purtroppo no. Qual era la domanda? Domanda era perché era importante. In realtà la storia sua è quasi, in qualche modo, quasi l'inverso di quello che sto vivendo io nella mia di vita, perché lui parte come, in realtà, musicista, parte come percussionista e come interprete di una serie di autori, Stockhausen, di cui ha lavorato sullo Zyklus, di Fontana Mix di John Cage, ha fatto tutta una serie di, insomma, di pezzi, sì, importanti per Pierre Boulez, sì. E facendo questo lavoro su questi autori in realtà ha inserito quello che poi è diventato il live electronics, cioè lui era un percussionista, sì. E a un certo punto ha cominciato a lavorare su questi lavori inserendo, diciamo, l'elettronica come parte integrante del lavoro da percussionista, mm-hmm. E pian piano si è mosso, si è allontanato dalla musica classica contemporanea ed è approdato, diciamo, alle arti sonore, inventandosele anche lui. È uno dei grandi pionieri, diciamo, della sound art intesa in un certo modo, e basta. Questa è un po' la cosa, cioè, pensavo fosse interessante oggi per i nostri ospiti avere, sì, cioè, gli nostri ospiti di oggi, ma anche di stasera, di avere uno spaccato. E appunto, siccome Neuhaus ha lavorato molto in modo effimero, tantissimi suoi lavori non esistono più, lui lasciava traccia di questi interventi, per lo più in spazi pubblici, ma anche in gallerie private, lasciava traccia con questi brevissimi poemi, brevi poemi e disegni magnifici e questi testi, insomma, era un po' che me li leggevo e avevo voglia di in qualche modo utilizzarli, e oggi li abbiamo sottoposti ai ragazzi. Sì, noi abbiamo tradotto anche, credo un po' pedestremente, alcuni di questi testi, quindi i testi sono in inglese e questa sera saranno letti in inglese con le nostre di pronunce, però le traduzioni sono distribuite su carta, quindi se qualcuno le vuole seguire così... È un modo semplice per vedere. Non saranno cosa letti succede in modo totalmente lineare, quindi almeno avete insomma i testi reali in mano. Io sì, prima ci siamo letti un pezzettino da quella che era l'introduzione ai tre volumi di Works di Neuhaus, che è una raccolta di volumi del 94, giusto? Di Kanz. Era un'introduzione bellissima, l'abbiamo, almeno l'ho letta io, per me, per la prima volta mi piaceva rileggerla qua, prima di magari passare ad altro. E dice: la comunione col suono è stata sempre legata al tempo, il significato nel parlato nella musica appare solo quando i loro eventi sonori si sviluppano parola per parola, frase per frase, momento per momento. Le opere raccolte in questo volume condividono un'idea fondamentalmente diversa, invece, quella di rimuovere il suono dal tempo per collocarlo invece nel luogo. E volevo chiederti se, se in questa logica della costruzione del suono, come se fosse un materiale plastico, c'è anche una bella fetta di quello che fai? Che facevo, sì, adesso in realtà ho cambiato idea. No, okay. Non ho cambiato idea, però appunto sul discorso che facevo prima, come dire, queste categorie, insomma, che anche lui ha contribuito a creare, sono super interessanti, anche da un punto di vista appunto di materico scultoreo, quindi mm-hmm. In realtà tante cose che ho fatto, che ho collaborato a fare con amici, eccetera,
avevano per me questo valore fortemente scultoreo, anche se in realtà non esisteva nulla, anche se in realtà era solo un momento X. Non so bene adesso dove sono, però appunto questo incidente con la musica in fondo mi sta facendo allontanare un po' da questo principio, da queste categorie, anche se in realtà poi cerco di iniettarle nella musica che mi interessa costruire, quindi forse non è vero che non è più così, però sì, è molto più fluttuante come principio, ecco, non è più così ingessato, non so. Vabbè, leggiamo. Quindi chiederei ai lettori, che sono alcuni dei ragazzi e ragazze che partecipano al progetto e ci danno una mano questa sera, a fare questa cosa insieme. Aspetta, mi passi il foglio, per favore. Grazie. Aspetta. Turning textures in a small room, loud, present. Turning textures in a small room, loud, present. Loud, present. Turning textures in a small room, loud, presence. Present, present, presence, present. Turning textures in a small room, loud, present. Exhibition room with sounds of its own, reformed with quiet figurative replications. Turning texture in a small room. Turning texture in a small room. Loud, present. A foot to know, connecting lake and woods. Sound assured as it becomes louder and clearer while approaching the tunnel's end. Sound assured as it becomes louder. Sounds, sudden disappearance, exposing oral reality. Walking between moving water and steel. Walking between moving water and steel. And steel. Meeting a quiet body of sound shifting on the still water surface. On the still water surface. Surface. Enclosed by a loosened shing. Enclosed by a loosened shing. A line of sound running down the length of a large open space. Standing inside it
this sound exists. Outside it, it does not. Outside it, it does not. Unmarked, it leaves expanse intact, forming an invisible place within it. Wholly separate, one room divided in two. Wholly separate, one room divided into both sides with sounds which seem identical, but open converse frames, frames, but open converse frames of mind. Many separate sources, each with a soft, sharp sound of its own. Soft, sharp sound, fusing as they come together in the space and dissolving into a barely perceptible wind, dissolving into a barely perceptible wind. Many separate sources, soft, sharp, fusing, but come together in space and dissolving into a barely perceptible wind. Quiet. Fast-moving sound shapes, interspersed with silence. With silence. Lines of soft aural sparks, erecting a sense of space. Quiet, fast moving sound shapes, interspersed with silence. With silence. Lines of soft aural sparks, erecting a sense of space. Pairs of clicks in overlapping zones, gradually shifting from sharp to hollow, becoming faster and slower, conforming to shifts in weather, conforming to shifts in weather, becoming faster and slower. Position in pathways between entrances and exits. Between entrances and exits. Counter daily. Unmarked. Discovered or not by the passerby. Discovered or not by the passerby. Replications.
In a clearing secured by a large oak near a path, hollow clicks appearing on the ground from nothing. Assumed at first to be sound of the woods, but then disclosing another sense of place when their contradictions are found by the passerby. Many separate sources. Many separate sources. Separate sources. Each with a soft, sharp sound of its own. Fusing as they come together in the space. Texture in a small room, loud, present. Turning texture in a small room, loud, present. Turning texture in a small room, loud, present. Loud, present. The world has no sound of its own. Instead, it has formed by a single tone, tuned to a point below our senses of sound, but above our sense of vibration. The work has no sound of its own. This unheard speech generated a terrain of regions where each audible sound in the garden was lightly shifted, a transparent overlay of the garden's sound landscape, making the shadings of hue. The work has no sounds of its own, and the sounds of fountains, conversation, and street. The work has no sound of its own. Interspit with silence. Quiet with silence. Line of soft aura sparks, erecting a sense of pace. Quiet with silence. Erecting a sense of space. Quiet with silence. A private room, an almost inaudible sound presence, appearing only in darkness, illuminating it. A private room, inaudible sound presence, illuminating it. A private room, an almost inaudible sound presence, appearing only in darkness, illuminating it, illuminating it, illuminating it. Pairs of clicks and overlapping
sounds, gradually shifting from sharp to hollow, becoming faster and slower, conforming to shifts in weather, position and pathways between entrances and exits, encountered daily, unmarked, discovered or not by the passerby, discovered or not by the passerby, discovered or not by the passerby. Pairs of clicking overlapping zones, gradually shifting from sharp to hollow, becoming faster and slower, conforming to shift in weather. Unmarked. Turning texture in a small room, loud, present. Turning texture in a small room, turning texture in a small room, loud, present, loud, present. Pairs of clicks and overlapping zones, gradually shifting from sharp to hollow, becoming faster and slower, conforming to shifts in weather, positioned in pathways between entrances and exits, encountered daily, unmarked, discovered or not by the passerby. Hillside of woods, entered through unconspicuous path, sound, establishing visions of other wooded life, establishing vision of other wooded life, vision of other wooded life. Line of sound, a line of sound running down the length of a large open space, standing inside it, the sound exists, outside it, it does not. Unmarked, it leaves. Unmarked, it leaves expanse intact, forming an invisible place within it, wholly separate. Separate, one room divided into one room. One room, both sides with sounds which seem identical, but open, converse frames of mind. Too high.
soft tones. Too high, soft tones. Mixing at the hyper threshold of hearing. Too high, soft tones. Too high. Mixing at the hyper threshold of hearing. Shaping a different kind of air. Too high, soft tones. Shaping a different kind of air. The space is in the shape of a squared spiral, like many stairways of this kind. It has a sense of labyrinth. A feeling of dislocation occurs as one turns its endless corners and finds a seemingly endless succession of identical places for each landing. The world is formed from a succession of timbers. Each of these sound colors has an element in common with its neighbor. The gradual progression leading from landing to landing joins to distant sounds at the stairway's extremes. As one enters the space, a series of clicks seems to emanate from the far wall. As one approaches them, they switch their location and seem to come from the opposite wall. If one approaches them there, they appear again from the first wall. The click, this click train is lyrical. This click train is lyrical. This click train is lyrical. It expands and contracts in time, gradually getting slower and faster while shifting in pitch. Its loudness contour gives it an emotional character. The clicks seem to develop an infinite line, a phrase which evolves perpetually. This click train is lyrical. Pairs of clicks in overlapping zones, gradually shifting from sharp to hollow, becoming faster and slower, conforming to shifts in weather, conforming to shifts in weather, becoming faster and slower. Position and pathways between entrances and exits encountered daily, unmarked, encountered daily, unmarked. Position and pathways between entrances and exits. Position and pathways between entrances and exits. Discovered or not by the passerby, scoperto o meno dal passante. Two passages. Two passages. Barren in between shadow and daylight,
bearing in between, in between, identical passages, bearing in between, diverging in between, shadow and daylight, identical in spirit, identical in form, diverging in form, diverging in spirit. A hillside of woods, entered through inconspicuous paths. Sound, establishing visions of other wooded life. Visions of other wooded life, a hillside of woods. Sound, sound establishing visions of other wooded life, entered through inconspicuous paths, a hillside of woods. A hillside of woods, entered through inconspicuous paths. Sound. The work had no sounds of its own. Instead, it was formed by a single tone, tuned to a point below our sense of sound, but above our sense of vibration. This unheard pitch generated a terrain of religious where each audible sound in the garden was slightly shift, a transparent overlay of the garden sound. Landscape, making five shading of you in the sounds of fountains, conversation, and street. In the sounds of fountains, conversation, and street. A large formal exhibition room with sounds of its own, reformed with quiet figurative replications. A large formal exhibition room with sounds of its own, reformed, reformed with quiet figurative replications. In a clearing secured by a large oak near a path, hollow clicks appearing on the ground from nothing. Assumed at first to be sounds of the woods, but then disclosing another sense of place when the contradictions are found by the passerby. Texture. Rotante in una piccola stanza, forte, presente. Texture rotante in una piccola stanza, in una piccola stanza, forte, presente. Turning, texture in a small room, in a small room, loud, present. Small room, forte, presente, forte, presente. A large oval rotunda. Rotating walls of sound texture, pivoting on the space's center, each with its own speed, overtaking, passing, overtaking, falling behind one another,
forming around in space as well as time. Space. Time. As one enters the space, a series of clicks seems to emanate from the far wall. As one approaches them, they switch their location and seem to come from the opposite wall. One approaches them there, they appear again from the first wall. This click train is lyrical. Questo treno di click è poetico. It expands and contracts in time, gradually getting slower and faster while shifting in pitch. Its loudness contour gives it an emotional character. Il profilo della sua rumorosità gli dà un carattere emotivo. The click seems to develop an infinite line, a phrase which evolves perpetually, una frase che si evolve perpetuamente. Two passages, bearing in between shadow and daylight, identical in form, diverging in spirit. Quiet. Fast moving, sound shapes interspersed with silence. Lines of soft aural sparks erecting a sense of space. Quiet. Interspersed with silence, fast moving sound shapes, arrow sparks, sense of space. Quiet. A large formal exhibition room. A large formal exhibition room. A large formal exhibition room with sounds of its own. Reformed with quiet. A large formal exhibition room with quiet. With quiet figurative replications. A high bell in a dwelling for plants. Slowly pacing between cardinal directions, shifting attention from quadrant to quadrant, accompanied by a many-voiced chorus of very soft, fast, hollow drumming. Appearing only in darkness, illuminating it. An almost inaudible sound presence. Appearing only in darkness, illuminating.
soft, sharp sound of its own, fusing as they come together in the space, fusing as they come together in the space, and dissolving into a barely perceptible wine, and dissolving into a barely perceptible wine. A line of sound running down the length of a large open space. A line of sound running down the length of a large open space. Unmarked, it leaves expanse intact. Standing inside it, the sound exists. Outside it, it does not. Form an invisible place within it. What is separate, one room divided in two. What is separate, one room divided in two. Both sides with sound, which seem identical, but open, converse, frames of mind. A line of sound running down the length of a large open space. Voilà. Allora, grazie mille a tutti per essere rimasti ed averci ascoltato. Due parole proprio velocissime. I suoni che avete sentito sì, creare delle interferenze all'interno delle letture sono stati raccolti oggi anche all'interno di questa stanza. Non che sia un'indicazione precisa, ma è solo il senso di un processo che ha preso forma oggi nell'arco della giornata. Se ci sono domande, sono tutte assolutamente benvenute. Noi siamo qua. Sì, in realtà, scusate, c'erano due persone che trasmettevano questi segnali. Cioè tutti quei tonfi che sentivate erano proprio interruzioni, insomma interferenze radio che stavano trasmettendo. Ecco. E comunque grazie mille a tutti i ragazzi che wow, mi è piaciuto molto. Non so. Bellissime voci. D'accordo, se tu hai una domanda, allora vieni a prendere il microfono o ci mettiamo qua. Sì, volevo fare una domanda sul metodo che hai deciso di adottare per questa, non so come chiamarla, lecture performance, dialogo. Perché noi, il progetto è composto da due elementi, no? Uno è quello della presentazione del lavoro
dell'artista che invitiamo al pubblico e l'altro è quello del workshop, che tendenzialmente rimane un po' nascosto, no? E tu sei stato l'artista che ha deciso di adattare un metodo per cui una parte di quello che si è fatto durante il workshop si è voluto in qualche modo traslare qua, che secondo me era anche abbastanza rischioso, no? In un certo senso, però l'ho trovato un gesto molto coraggioso, però anche interessante nell'ottica di cercare di legare queste due cose insieme e di far vedere in parte quello che si fa a porte chiuse, insomma. Quindi volevo chiederti su questo, insomma, perché hai deciso di lavorare in questo modo e insomma. Sì, mi piace lavorare così in realtà, perché vabbè, rischioso poi, insomma, fino a un certo punto, perché comunque, cioè, per i tempi sì, però poi di fatto quando si lavora su queste cose molto fresche, estemporanee, in realtà, cioè, è difficile fallire, no? Perché poi, cioè, a parte me stesso, ma dico anche chi ha partecipato, chi si è messo lì a leggere per 40 minuti, tipo queste parole, insomma, che poi hanno perso totalmente di interesse, di senso. No, è stato tutto molto serrato, quindi, cioè, abbiamo corso per 3 ore e abbiamo costruito questa cosa, non so come, poi almeno a me è piaciuto poi come si è sposato armonicamente con le voci dei ragazzi, con le sonorità che oggi abbiamo registrato con loro, proprio, cioè, senza pensarci troppo, no? Cioè, tipo categorie di suoni che poi tanti non si sentivano nemmeno, perché poi la radio, cioè, così, questi trasmittenti non hanno quella fedeltà lì, non era quello l'importante, diciamo. Ma penso che abbia senso così, insomma, cioè, non penso che abbia senso che io venga qua a fare, non so, le cose mie, visto che è un progetto che ha come finalità quella di collaborare con persone, insomma, penso sia quello il senso, non so. O almeno per me mi piace lavorare così, sempre un po' così, di corsa. Ciao. Ciao. Io volevo chiederti una cosa più relativa, vabbè, ovviamente attraverso la tua esperienza, ma come vedi attualmente il percorso di integrazione della sound art all'interno del resto del circuito dell'arte contemporanea? Cioè, con che tipo di frequenza vieni invitato all'interno di, nel senso, chiaramente rischia di essere, di sembrare una domanda anche in questo caso un po' naif, ma il rischio è sempre quello di essere un po' forzati a un'autoghettizzazione, a vedersi in qualche modo incanalati all'interno di un circuito più chiuso. Quindi mi chiedevo, sia da un punto di vista italiano, sia da un punto di vista internazionale, come tu leggi lo stato odierno della sound art, anche perché ad esempio alla scorsa artissima, proprio qua a OGR, c'era proprio una sezione dedicata al suono, quindi volevo chiederti un po' come vedi la situazione oggi. Mi faccio invitare sempre di meno, perché non mi interessa questa cosa, quindi... Ti fai invitare meno da... No, non è che io scelgo di farmi invitare meno, però diciamo il mio lavoro... No, contesti più legati al sound art. No, il mio lavoro assume sempre meno quella forma lì, quindi è ovvio che poi ti invitano di meno, no? Quindi, cioè, al di là di occasioni come questa, che sono magari un po' più... Non so, cioè, sono più attive, proattive, se sono meno, diciamo... Cioè, non direi che questo era un contesto in cui lei mi ha invitato per lavorare con la sound art, ad esempio, no? Cioè, era una cosa un po' diversa. Però sì, la ghettizzazione, autoghettizzazione, eccetera, è forse quello che mi ha spinto a allontanarmi un pochino, perché mi dava un po' fastidio
ma non so se è una cosa italiana, meno non mi interessa neanche poi adesso fare un discorso critico, polemico, insomma. Però è chiaro che per tanti anni ti dicono c'è la mostra sul suono, allora invitiamo quelli che lavorano col suono. In realtà il suono parla di tutto, parla di niente, cioè può essere tranquillamente inteso e utilizzato in qualsiasi tipo di contesto in cui si parla di qualcosa. Cioè non ha senso che, no, se fa la mostra sulla pittura, cioè, almeno per me, è la stessa cosa. Cioè, facciamo una mostra di pittura, facciamo una mostra di arti sonore, facciamo una mostra di scultura, facciamo una mostra, non so. E quindi ecco, per questo mi sono un po' allontanato, cioè, mi sono sganciato da quel discorso. Anche per quello la musica è molto, con tutte le sue problematiche, però è anche un circuito su vari livelli, però è un circuito dove c'è molta più libertà in questo senso, e quindi forse più adatto anche a quello che faccio in questo momento, quindi mi va bene così. E non ho, però sì, certo, è una questione sicuramente. Poi sì, in Italia, voglio dire, in Europa, cioè, la sound art è stata digerita da un pezzo, penso. In Italia adesso c'è questo momento, forse adesso, in cui sta venendo assimilata, appunto, dicevi, artissima, che fa una sezione, eccetera. Io non l'ho vista, quindi non ho voce in capitolo, però penso, va bene, ti ho risposto bene, non so. Sì, sì. Okay. Grazie. Prego. Volevo aggiungere una cosa anch'io, anche se forse sono proprio raso terra, scusa. Volevo aggiungere un supplemento, perché in realtà la ragione per la quale siamo partiti da qua è proprio con questa logica. Non è tanto per costruire un percorso di sound art, è perché abbiamo un po' lavorato al contrario. Cioè, l'anno scorso abbiamo realizzato tanti incontri e tanti workshop con artisti diversi e lo stesso gruppo di ragazzi, e alla fine, quando loro hanno organizzato un festival in maniera anche molto autonoma, la musica si è presa un sacco di posto e ci siamo resi conto che eravamo stati veramente molto, come dire, strettini nella logica con la quale pensavamo alle dimensioni diverse con le quali ci si potesse misurare. E da lì siamo partiti, cioè con una logica che non è di, come dire, comprimere i formati, ma casomai allargarli, no? Perché poi in quello stare insieme in un certo modo, ma anche super libero, c'era gente che pogava, gente che si tirava per aria, eccetera, eccetera, c'era anche un senso di partecipazione che andava un po' al di là, no, al binario 2, che era la porta a fianco. E con questa logica abbiamo cercato di allargare lo spazio anziché, come dire, restringerlo dentro una casella o altre cose, perché penso che quello sia davvero uno spazio non tanto da colonizzare, ma insomma da considerare come uno dei modi con i quali si possono produrre delle situazioni collettive, che poi le chiami mostra o le chiami in un altro modo. Ma non è. Grazie, ciao.